scriveteci, mi raccomando, mandateci le vostre mail, le vostre segnalazioni, gli eventi, gli appuntamenti da ricordare, da segnalare, e in effetti proprio di appuntamenti parliamo adesso. Io do subito il benvenuto al nostro ospite Paolo Corsani, membro della Chiesa Valdese di Pomaretto e membro anche del Consiglio di Chiesa del Concistoro. Ciao Paolo, benvenuto su Radio Beckwith. Grazie. Ciao. Grazie. Abbiamo invitato Paolo perché la Chiesa Valdese di Pomaretto è la chiesa che quest'anno si è data disponibile ad organizzare la tradizionale festa del 15 agosto. Il 15 agosto, lo sappiamo, insomma, per le chiese valdesi non rappresenta la festività cattolica segnata in rosso sul calendario, ma invece è stata negli anni declinata e utilizzata per diventare un momento di incontro. Quindi c'è il culto, c'è un appuntamento ormai tradizionale che vede la partecipazione qua nelle valli valdesi di tutto il distretto, quindi delle valli Pellice, Chisone e Germanasca. Certo, tutte le chiese sono invitate a partecipare e di solito partecipano volentieri. Vediamo adesso negli anni dopo la pandemia, che sta comunque riprendendo. L'anno scorso a Pramollo c'era già una buona partecipazione, speriamo quest'anno ancora di più. Bene, allora la particolarità, dicevamo, è appunto quella di proporre una giornata che unisce un classico culto, classico più o meno, però insomma il tradizionale culto mattutino, e poi l'occasione per avere anche dei momenti in cui si vanno a scoprire delle parti di territorio piuttosto che delle attività, delle iniziative. Come avete organizzato come Chiesa Valdese di Pomaretto il 15 agosto di quest'anno? Sì, intanto premetto che l'organizzazione è fatta insieme alla commissione esecutiva, alla CED del primo distretto. Noi provvediamo a organizzare alcune parti e la CED ha provveduto a pensare ad altri elementi di un programma che però ha una sua unità complessiva. Allora ci sarà alle 10 il culto sarà tenuto dai pastori Sophie Langenek e dalla diacona Nathalie Plalan e il pastore Gabriele Bertin, quindi una triade agguerrita, e avrà un occhio anche così di attenzione alla presenza dei bambini, coinvolgendoli anche per quanto possibile nel culto. Bene. E al termine, come sempre, ci saranno i saluti di rito della CED, della Tavola Valdese e quindi delle istituzioni diciamo. sì, in quel periodo lì come chiesa organizziamo anche un servizio di animazione per i bambini e le bambine presenti, in modo appunto anche da incoraggiare la presenza delle famiglie giovani che ogni tanto così sono trattenute dalla partecipazione, dal fatto che poi bambini e bambine non si sa bene che cosa farne. Okay. nei momenti più noiosi. Sì, è vero che insomma c'è un po' questa preoccupazione del fatto di avere la possibilità, sicuramente avere la possibilità di un impegno, di un'attività che possa coinvolgerli è un incentivo, ecco, a poter partecipare. Quindi avete voluto valorizzare questo aspetto, la partecipazione delle famiglie anche con bambini più o meno piccoli. Anche con bambini, sì. Dopodiché i bei tempi sono sempre rilassati in questa festa, non c'è fretta, non c'è angoscia di andare di corsa, c'è un adeguato spazio di tempo per il pranzo, che può essere pranzo al sacco, oppure abbiamo organizzato con la locale Proloco, che tra l'altro ci ospita nei suoi impianti all'inverso di Pomaretto, quindi quella è la località in cui bisogna recarsi per la partecipazione alla festa. La Proloco è incaricata di fornire un pranzo a chi si prenota, c'è la possibilità di prenotarsi telefonicamente, e le chiese hanno tutte ricevuto una locandina con i dati necessari per prenotarsi. Certo, che poi ricorderemo anche noi, insomma, nelle prossime settimane. Il pomeriggio, vedo, da locandina è ricco anche di proposte in questo caso. Il pomeriggio è vario, in effetti. C'è una sorta di spettacolo adatto per bambini e adulti, che è la fantastica lezione, presentato da Art in Fabula,
è una rappresentazione liberamente ispirata a Gianni Rodari. È uno spettacolo con attore e burattini a cura di un signore che si chiama Antonio Argenio e che è anche presidente della Proloco di Prali, quindi in contatto col territorio. Sì, sovente torna anche in Pralibro Antonio sovente Argenio, torna anche è un in nome Pralibro. Che abbiamo già avuto modo di conoscere. Esatto. Dopodiché per noi è l'occasione di come dire, presentare il progetto Convitto che abbiamo come Chiesa di Pomaretto. Do una breve spiegazione. Certo. Noi abbiamo immaginato come Chiesa già da qualche anno, a partire da un'assemblea intergenerazionale del 2013, di razionalizzare i nostri immobili, gli immobili di proprietà, che erano tanti, anche in cattive condizioni e con attività sparse sul territorio, e ci sembrava che invece si potesse dar vita ad un sogno, che era quello di creare presso il Convitto Valdese di Pomaretto una, la possiamo chiamare una Casa Valdese di Pomaretto, in cui le attività della Chiesa potessero trovare tutte la loro collocazione e quindi anche consentire un maggiore contatto tra le varie attività. Certo. E lavoro insieme in comune, come si confà del resto a una chiesa. Certo. E allora questo intervento che abbiamo pensato è sulla storia del Convitto, che compie 101 anni dalla sua inaugurazione, che è avvenuta l'8 di ottobre del 1922. Quindi questo appuntamento è in qualche modo ricordato da testimonianze di persone che hanno lavorato nel Convitto. Non possiamo risalire alle più antiche, perché insomma del 1920 non abbiamo più persone presenti, ma insomma abbiamo la possibilità. C'è un bello spaccato storico. Sì, 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 c'è un bello spaccato storico, e su quello tra l'altro stiamo anche predisponendo una mostra sulla storia del Convitto, che è in parte fotografica, in parte di storia e testimonianza e racconto di come questo sogno della Casa Valdese di Pomaretto si sta piano piano realizzando. La mostra sarà presente già al 15 di agosto? La mostra sarà presente al 15 di agosto e poi verrà affissa al Convitto. Bene, e rimarrà lì. Rimarrà lì. Versione permanente. Sì, sì. Versione permanente. Bene, poi c'è ancora un momento di partecipazione, insomma, per chi vorrà, per chi lo desidererà, di visita proprio a un'altra esposizione permanente, questa volta della Scuola Latina. Sì, questo abbiamo pensato che comunque l'occasione di essere presenti a Pomaretto è quella di poter fare un giro che abbiamo immaginato non subito dopo pranzo per non causare ritardi sullo svolgimento del programma, ma diciamo al termine del programma. Le persone che sono interessate possono recarsi in Pomaretto, che è una breve passeggiata, e visitare la mostra esposizione permanente degli antichi mestieri presso la Scuola Latina. Gli antichi mestieri è la mostra dei modellini realizzati da Carlo e Enrichetta Ferrero, che è stata donata alla Scuola Latina e che la tiene in esposizione, e che presenta uno spaccato molto interessante sociologicamente, ma anche artisticamente in qualche modo, anche nella sua così versione naif di realizzazione di questi modellini, dei lavori della campagna, della miniera, eccetera, di una volta. Certo. Quindi insomma un programma variegato per il pomeriggio previsto appunto del 15 agosto, con animazione, attività per i più piccoli, per i più grandi, la possibilità di portarsi il picnic da casa oppure di prenotare presso la Proloco di Pomaretto il pranzo, che poi sarà appunto servito, preparato e servito dalla Proloco stessa. Giustamente Paolo ci ricordava, l'appuntamento è a Pomaretto, sì, ma dove? Nei locali della Proloco, quindi diciamo siamo nella zona dell'inverso di, esatto, Pomaretto. Siamo al fondo all'ombra di Pomaretto, sulla strada dell'inverso, e all'ombra, sì, perché c'è una struttura
sotto la quale possono avvenire il sì. culto e le chiacchierate pomeridiane, ma è un'area molto ampia che prevede anche un campo sportivo a disposizione, c'è un bar, e sì. insomma c'è la possibilità ben fornita, assolutamente. Di trovarsi bene, insomma. Quindi, puntiamo sul tempo. Sì, puntiamo sul tempo, davvero, che è sempre un po' quello che fa la differenza in queste giornate, che ovviamente gioco forza, svolgendosi all'aperto, comunque prevedendo lo svolgimento all'aperto, devono poter avere solo, comunque non ecco una pioggia che accompagna la giornata. Noi ce lo auguriamo e quindi auguriamo anche a tutti voi di poter partecipare a questa giornata, la giornata del 15 di agosto. Quest'anno cade di martedì 15 di agosto a Pomaretto, locali della Proloco nell'inverso di Pomaretto, con la festa delle chiese valdesi del distretto Valpellice, Valchisone, Germanasca, Pinerolese. Io ringrazio Paolo Corsani della Chiesa Valdese di Pomaretto che è stato con noi. Buona continuazione, buona ultimazione dei dettagli da qui al 15 agosto. Ormai ci siamo, ma magari qualcosa c'è ancora da sistemare, da mettere a posto, perché è sempre un bel lavorone, insomma, organizzare questa giornata. E grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e arrivederci al 15.